Siamo con Andrea Terrella, vicepresidente dell'Associazione Ambiente Acqua e Onlus. Innanzitutto la prima domanda, che cos'è la vostra associazione, di che cosa si occupa? Ambiente Acqua Onlus è un'associazione ambientalista nata nel 2001 da alcuni educatori e operatori nel campo dell'educazione ambientale e dei progetti territoriali ambientali. Siamo un'associazione che opera sul territorio del Comune di Milano, provincia di Milano e province limitrofe. Ci occupiamo di educazione alla sostenibilità nelle scuole, sul territorio. Lavoriamo con il Comune di Milano in progetti appunto ambientali, collaboriamo con Fondazione Cariplo e con altri comuni della provincia di Milano e di Varese nella gestione di progetti di partecipazione attiva, come i consigli comunali dei ragazzi e le consulte giovanili. Fondamentalmente questi sono i campi di azione che seguiamo. Può farci qualche esempio di progetti già attivati che magari sono partiti da Milano e sono stati replicati in altri comuni, quindi che abbiano già un respiro metropolitano in qualche modo? Abbiamo realizzato e stiamo realizzando in questo momento due progetti che sono in qualche modo legati per le tematiche trattate. Sono due progetti finanziati da Fondazione Cariplo, uno realizzato in partnership con il Comune di Milano e l'altro invece con il Comune di Solaro. Sono due progetti legati alle comunità sostenibili e ai concetti delle Transition Town e sono progetti che agiscono su più azioni, quindi di base sulla riduzione di CO2 e la diminuzione della produzione dei rifiuti, ma anche sulla gestione dei rifiuti della parte umida attraverso la creazione di orti condivisi, orti condominiali, orti partecipati, corsi di ecocucina, corsi di compostaggio, recupero degli ingombranti con restauro per rimetterli poi a disposizione di chi ne ha più bisogno. Questi due progetti che differiscono in alcune azioni, ma che comunque nello spirito sono molto simili, sono appunto partiti da un'esperienza di sperimentazione nel comune di Milano, nel quartiere di Quarto Giaro e adesso, grazie appunto al contributo di Fondazione Cariplo, è stato esportato anche nel comune di Solaro. A breve il Senato licenzierà la legge sulle città metropolitane. Città metropolitane e terzo settore, quali sono le vostre aspettative? Ma una delle aspettative che da anni comunque inseguiamo e che cerchiamo sempre più di mettere in pratica è quella della messa in rete, quindi un po' quella di abbattere le barriere che vanno da quartiere, da comune e anche un po' insomma da territori più ampi. La messa in rete tra associazioni, tra realtà, sia enti pubblici che enti privati, in modo tale da riuscire a individuare quali sono le necessità del territorio, le necessità delle comunità, degli abitanti per poter rispondere in maniera più efficace ai loro bisogni, per riuscire a costruire dei progetti che abbiano poi un'efficacia reale, quindi che non rimangano soltanto a livello teorico, ma che con la partecipazione e la messa in rete, diciamo, funzionale possano agire in maniera più attiva ed efficace, insomma. Quindi sicuramente con la creazione e la realizzazione delle città metropolitane si spera di evitare tutta una serie di barriere che c'erano, che ancora un po' ci sono, di riuscire a interloquire con le istituzioni in maniera più semplice e di avere anche dei punti di riferimento, dei punti di riferimento a cui tutti possiamo rivolgerci per i bisogni, ma anche per le proposte, quindi per le idee di progetto, per altre proposte, insomma, concrete che si possono poi realizzare. Avere dei punti di riferimento, qualità di coordinamento e anche persone dedicate a proposte che possano rispondere sia ai quesiti che alle domande, ma anche aiutare nell'iter di presentazione di progetti, domande, richieste di contributo o simili.